Ciao ragazzi, eccoci collegati per questa breve live. Oggi ho deciso di fare questa diretta per parlarvi di un qualcosa molto ma molto importante. Bene, quello che voglio dirvi oggi è cosa accade nel momento in cui una persona cambia, ok? Una delle maggiori difficoltà che noto attraverso la mia esperienza, no? Nei miei percorsi di coaching riguardo la crescita personale, spirituale, il betting, lo sports trading, no? Una delle cose che noto è che la maggiore preoccupazione che esiste nelle persone, e spesso questa preoccupazione è nascosta, dunque non viene messa all'esterno, è che le persone si preoccupano e hanno paura del cambiamento. Dunque, iniziano a pensare: ma se cambio, che cosa accade? Cosa succede, nella mia famiglia? Cosa succede nel rapporto che ho con mia moglie o con mio marito? Cosa succede, in altre situazioni nelle quali mi ritrovo? Bene, oggi in questo video e attraverso questa diretta voglio, darvi una risposta a questo, no? Dunque, voglio aiutarvi a superare questa paura della resistenza al cambiamento, dunque questa paura di cambiare, e mettermi nelle condizioni di avere la possibilità di farlo, ok? Ovviamente una persona può dire quello che vuole, no? Può stare qui a dirvi mille cose, mille situazioni, ma poi chi deciderà di cambiare sarai tu. Tu che stai guardando esattamente questo video in questo preciso istante. E c'è un detto che io ripeto spesso, no? Una frase di Honoré de Balzac che dice: nonostante nulla cambi, se io cambio, alla fine tutto cambia. Dunque, questo è uno degli step più importanti e vi permette, no, di iniziare a capire che nella nostra vita nulla cambierà se noi non cambieremo. E spesso la gente quello che vuole fare, che magari vuole ottenere dei nuovi risultati, vuole arrivare ad ottenere, magari, vuole ottenere un qualcosa di diverso nella propria vita, indipendentemente dall'aria, ok? Però quello che accade è che queste persone non hanno la più pallida idea di chi sono come essere, dunque non si conoscono, e allo stesso punto non sanno come lavorare internamente per superare queste avversità. Ora, uno degli step più importanti è quello: vuoi realmente cambiare? Poniti questa domanda, se vuoi realmente cambiare. Perché se tu cambi, automaticamente tutto che è attorno a te cambierà. Dunque, questo è uno step fondamentale. Alla fine, se tu cambi come persona, automaticamente tutto ciò che attorno a te cambia. Dunque, preparati che quel cambiamento comunque impatterà chi ti sta vicino, impatterà il tuo lavoro, impatterà le tue relazioni, impatterà anche le tue finanze, impatterà tutto, perché quando tu cambi, automaticamente tutto ciò che è presente cambierà. Ora, una delle più grandi preoccupazioni che le persone hanno è praticamente ambientale, no? Dicono: ma se cambio, cosa accade nella mia famiglia o cosa accade in quest'altro contesto? Bene, non devi preoccuparti di questo, perché se una persona realmente ti ama, se una persona ci tiene e ti vuol bene, magari inizialmente vedrà il tuo cambiamento come un suo insuccesso. Oppure vedrai il tuo cambiamento come un qualcosa che magari porterà ad allontanarti, ok, da queste persone. E sicuramente inizialmente questo non viene visto e non sarà visto in un modo positivo. Dunque ci saranno diversi discorsi, ci saranno diverse situazioni che troverai e che creerai indirettamente che saranno resistenza e al tuo cambiamento, dunque faranno da resistenza, come dei muri che si andranno ad alzare. Però la cosa più importante qual è? Se tu rimani concentrato su te stesso o su te stessa e non ti fai prendere da queste situazioni, dunque non dai modo che queste situazioni controllino te stesso, ma rimani sempre sul tuo pezzo
e praticamente quello che fai lo continui ugualmente a fare, quello che accade è che man mano che andrai avanti ti accorgerai che praticamente gli altri, man mano che tu andrai avanti, si adatteranno, non si adatteranno a quello che è la tua nuova versione, dunque alla nuova versione di te, se così la vogliamo definire. Non preoccuparti del cambiamento. Il cambiamento in una fase iniziale fa paura, dopo un po', ti dà quel coraggio per continuare a portarlo avanti, e in una fase finale il cambiamento praticamente è diventato parte di te, dunque è diventato parte di te, di conseguenza ti ha permesso di fare dei passi che normalmente non avresti fatto in altre circostanze. Dunque, in questa brevissima diretta di oggi, mi auguro che tu possa vederla e rivederla spesso. La domanda che se io cambio cosa succede? Devi sapere che nel momento in cui tu cambi, ogni cosa cambia. E se quel tuo cambiamento che fai lo fai per un bene, e il bene magari è migliorare te stesso come persona, non devi assolutissimamente preoccuparti, perché anche se le persone ti metteranno delle resistenze, anche se le persone ti criticheranno, anche se le persone criticheranno quello che stai facendo, o magari non ti supporteranno in quello che stai facendo, tu pensa ad andare avanti, continua a fare le cose che desideri ardentemente e vedrai che dopo un po' di tempo, nonostante nulla cambi, dunque nonostante queste persone in quel determinato periodo non cambiano perché ti continuano ad andare contro, ti stanno dietro e magari ti sparlano male e tante altre situazioni, dunque nonostante questo non cambia, nel momento in cui tu cambi, tutto cambia, dunque anche queste persone man mano rifletteranno quello che è il tuo cambiamento. Mi auguro che questa diretta e questo video ti abbia potuto aiutare particolarmente in questo momento della tua vita, indipendentemente dal momento che stai attraversando. Ricordati quanto ti ho detto, che se tu cambi, tutto cambia. Dunque, indipendentemente dalla tua situazione finanziaria, nel mondo dello sports trading, nel mondo degli investimenti, nel mondo del lavoro, nel mondo relazionale, nel mondo familiare, indipendentemente da tutte le cose che tu in questo momento puoi pensare nella tua capoccia, ricordati che se cambi e decidi di farlo realmente, ma non solo da un punto di vista razionale, ma anche da un punto di vista emotivo, perché poi l'emotività è quella che ti conduce all'azione e di conseguenza materializza il cambiamento, non devi assolutissimamente preoccuparti di nulla, perché se lo farai ovviamente a fin di bene, chi ti sta vicino, chi magari ti critica in un momento, chi magari diventa tuo nemico nel percorso della tua crescita e nel percorso che porta a sviluppare la miglior parte di te, vedi e vedrai che nel corso del tempo diventerà tuo amico o semplicemente magari diventerà un tuo estimatore. Qui Francesco Bellomo, mi auguro realmente che questo messaggio ti sia arrivato in modo importante. Rivedi più volte questo video e se io cambio, cosa succede? Succede che nonostante nulla cambi, se tu cambi, tutto cambia. Dunque, niente paura, fede e andiamo avanti. Ciao.